questi tizi con elmi piuttosto cornuti e soprattutto con archi a doppia curvatura tipica, in grosso di sardi li conosciamo un po' tutti, tipica dei sciamani, anche i sciamani che erano in Egitto. Gli egiziani avevano quell'arco semplice a una curvatura che era una gittata di non so qualche centinaia di metri. Questi erano delle armi micidiali molto più potenti, molto più difficili da tendere, e soprattutto in mano questo che io pensavo fosse un falcetto, invece è un boomerang. Un boomerang che è presente sia nei bronzetti sardi, ma a decine, ma soprattutto nel Museo del Cairo, nella tomba di Tot, ed erano in mano ai nostri amici mercenari Shardana, ma anche Libu, che li usavano come nel loro repertorio delle armi da guerra. Quindi questa è una palletta appartenuta a un faraone che ha un nome curioso, Shardani. Il faraone Ten, chiamato semplicemente, della prima dinastia, 2008 a.C. Allora, gli egizi raccontano appunto l'arrivo dei Shemsuor. Vedete, casualmente, sempre a bordo di quella nave, sempre questa nave che ci ricorda sempre le nostre navicelle, questo tizio o albero o divinizzato, chiaramente che dir si voglia, al centro. Loro l'hanno identificato con Horus o, se volete, con Osiride. Qui c'è una curiosità, perché intanto vedete che anche i Sumeri avevano lo stesso tipo di nave, lo stesso tipo, non dimentichiamoci anche dei indonesiani che abbiamo visto prima, ma anche nel Baltico, vedete, sono sempre quelle navi. La cosa curiosa è che gli Shemsuor arrivarono in Egitto e colonizzarono l'Egitto. Si stanno scoprendo sempre più di queste pitture rupestri, sono nel deserto a est del Nilo. Di solito quando si parla del deserto del Nilo si pensa al lato ovest, dove c'è la tomba dei re, eccetera, e nel lato est, quindi verso il Mar Rosso, stanno scoprendo presso il Tempio di Elfo, credo. E ce n'è sempre di più. Ora, gente di Horus, Shemsuor, si dica anche alla gente di Osiride. La cosa che, questa ve la dico a titolo di curiosità, prendetela come una curiosità. Poi so che qualcuno ha scritto su questo in modo serio. La gente di Osiride si scrive, Sirt. Quelli di Osiride, cioè la gente vivente di Sirt, è Sirtn. Cioè i Shemsuor hanno lo stesso significato della parola Shardana. Nel senso che Shardana sono quelli di Sirt, quelli di Sardo, quelli di Osiride. I quali Osiride, casualmente, aveva un secondo nome che a noi, specialmente chi è sardo qui, non è ignoto, Azara. Quanti cognomi Azara abbiamo? Anche se al nord diventa Azara, ma è sempre Azara. Ma comunque il nome Sirt è il nome di Osiride, e Sirtn è la gente, quelli di Osiride, la gente di Osiride, che vestiva di bronzo con un arco con le corna, dicono gli egizi. Anche quello è un caso. I Sumeri avevano una casta di... C'era un personaggio presso i Sumeri, uno era il padre di Abramo, si chiamava Terà, era il sacerdote del dio Sin, o del dio Nanna, se preferite. Questi personaggi avevano un modo di abbigliarsi particolare, con questa strana veste che vedete. Queste foto ce le ha fornite un amico del forum, Manitouk, per chi è nominato nel libro, se vi interessa. È un ragazzo che oltretutto è nipote di un grande sì, il comandante Montevecchi, che scrisse un libro sulla navigazione del Mediterraneo parlando dei popoli del mare, ma stiamo parlando di 30 anni fa, forse di più. E vedete che questa benedetta cosa che ha indosso è molto somigliante, anzi è la stessa, a questa e a questa e a questa. Persino la famosa bacchetta. Vedete la bacchetta di Tot. Tot ci sta scrivendo sopra, è un rotolo. Quindi questa è un rotolo. Ma la veste è importante, ne parla anche la Bibbia. Ne parla parlando del figlio di Giacobbe, al quale appunto Giacobbe comprò questa veste particolare. Questo è Giuseppe. Giuseppe era capo dei sacerdoti di On, era chiamato il padre delle due terre, Egitto e Mesopotamia, era un principe di grado inferiore solo al faraone e probabilmente era un Ixo. Questa cosa ha un motivo e non è un mantello di lana. Questa è stata quindi la premessa. Adesso noi entriamo in Egitto e vediamo, perché tutte queste cose che abbiamo detto, sì, va bene,
quella è una veste, quella è una lampada, vediamo. Ora, chiaramente quando si parla di qualcosa bisogna anche avere delle prove tangibili, oltre che i testi, chiaramente, ma anche le prove tangibili. Io direi che, visto che abbiamo accennato a questo aggeggio sopra la Ziggurat di Ur, appunto la città di Abramo, tra parentesi Abramo significa, in effetti è scritto Abram, Abairam, Babairam, padre santo, poi diventerà padre delle nazioni, è una parola che è praticamente nostra, Abai. Lui era anche lui sacerdote del Dio, sì. Questo aggeggio è Logen, che Mario Pinkerle ha ricostruito. Lui dice che era un trasmettitore, ma vedremo che anche qualcos'altro. L'ha individuato, vedete, qui abbiamo spostato un po' il baricentro, diciamo, della piramide, per farlo vedere, e qui all'interno della camera del re, dove ci sono questi due condotti, che ho scoperto, mi sembra proprio Robert Bofar, che indicano esattamente Zeta di Orione, Sosistentales, e Tuban della costellazione del drago. Il drago sappiamo che era l'immagine dei popoli del mare, lo stemma, ma quello che è importante è che puntava Tuban della costellazione del drago, e solo in un certo periodo Tuban era indicata in quel punto, era anche la stella polare per quanto riguarda il nostro emisfero, tra il 2000 e il 3000 avanti. Quindi se Erodoto ha detto 2450 la costruzione delle piramidi, rientra in pieno. Allora tutto quello che hanno scritto Bovar, Sitchin, no? Hancock, eccetera, sono capolati. Hanno scritto che le piramidi sono state costruite nel 10.000 avanti Cristo. Beh, Bovar ha trovato l'inghippo. Ci sono arrivato anch'io per altre strade, ma l'avevo trovato proprio in quei testi conservati, i testi delle piramidi, di quei segreti conservati. La progettazione delle piramidi è stata fatta prima del grande diluvio del 9450, nel 10.000 avanti Cristo, ma costruita nel 2450. Da chi? Possiamo ipotizzare. Questo è un po' lo scenario dell'antico Egitto. Io ho preso il basso Egitto perché la partenza di questi popoli, che praticamente erano i veri egiziani, noi sappiamo bene da sardi cosa significa avere la storia scritta da altri, in questo caso dei vincitori. La storia egizia, soprattutto quella delle dinastie, è stata scritta dai vincitori di turno, sono i principi di Tebe, che cacciano via l'Ixos nel 1560. Camose e Amose, i due fratelli, è chiaro che hanno detto l'Ixos erano invasori, hanno regnato 200 anni e non li abbiamo mandati via di nuovo. A parte il fatto che non li hanno mandati via perché l'Ixos si attestano qui a Tanis, Anticavaris, nella regione di Gesse. Casualmente i testi antichi di questi regnanti predinastici, ancora prima di Re Scorpione e di Enderci, avevano la sede a Tanis. Questi scienziuor avevano la capitale a Tanis, non a Tebe. Qui dove si verificheranno successivamente una serie di fatti che noi conosciamo bene, non ultimi l'uscita di quel popolo Abiru, guidato da questo principe egizio Mosè, che farà questa strada, ormai è sicuro, passando da Yansuf, non dal Mar Rosso, come si è sempre creduto, ma da Yansuf, dove le acque appunto si ritirano, non ne stiamo parlando, tanto conoscete bene la cosa, fino al Monte Al-Karkum, dove Daniele Emanuele Anatti, che sarà qui in Sardegna il prossimo anno a Gesico, e parleremo di questo, è 20 anni che scava e che trova documenti appunto dell'Esodo, eccetera. E qui abbiamo altre città che sono importanti. Era praticamente lo scenario al tempo dei faraoni Ixos, dei quali il personaggio che forse ricordiamo meglio è questo, Giuseppe, venduto dai fratelli, dice la Bibbia, schiavo in Egitto, diventa viceré. Giuseppe aveva un nome, ha un nome perché la sua mummia è stata ritrovata, lui aveva questa veste, eccolo Giuseppe, capelli biondi, barba bionda, di quel biondo furbo di cui tanto parliamo spesso, Rossi, per intenderci del tipo, che so, degli irlandesi, io ho l'infuata tetana, di tante persone nostre nell'interno Sardegna, e non solo, neanche nel tutto il Mediterraneo, ma anche in Palestina c'erano parecchi, Davide era così,
Esaù era così. Addirittura il progenitore degli indoeuropei, Jafet, aveva i capelli rossi. È nel libro di Enoch. Perché lui parla della discesa dall'arca di Noè insieme ad altri, ai suoi tre figli, di cui uno bianco, Sem, uno rosso, Jafet, e uno nero, Cam, cioè possibile delle popolazioni nere. E Giuseppe aveva i capelli biondi, biondo fulvo. Non era per niente principe di Tebe, tantomeno egiziano. Come non lo era sicuramente la madre di Akhenaton. Come non lo era assolutamente Hatshepsut. E Hatshepsut è quella che mi ha fatto riagganciare il discorso che si interrompeva con Giuseppe, dei custodi, perché i custodi sono descritti, fino a Giuseppe, non per no. Con Hatshepsut si riprende il discorso. Praticamente nella 18ª dinastia, chi conservava questi segreti erano le donne di corte. Tutte, le abbiamo identificate tutte, da Hatshepsut in poi. Ma ad Hatshepsut questi segreti vengono consegnate da un tizio, il Leonardo dell'antichità, se ne è molto. Io sono capitato per caso nella sua tomba quando la prima volta che andai in Egitto ci portarono chiaramente a visitare la Valle delle Regine, e la Valle delle Regine per le guide è la tomba di Hatshepsut, quella scavata nella roccia, bellissima, che sembra la Valle della Patria. In quel momento era chiusa, però la tomba che c'è sotto, io mi avvicinai, c'erano degli operai, lo descrivo nel libro ampiamente questa cosa. E chiesi di cosa si trattava, e siccome in Egitto se ci andate mettetevi qualche lira in tasca perché non fanno altro che stanno sempre chiedendo. Dice, se tu ci dai 3 lire, sono circa 500 delle vecchie lire nostre, e allora erano così, e ti diciamo cos'è, una nuova scoperta. Perché cos'è? Questo è quello che ha costruito quello, cioè, e mi ha spiegato, io conoscevo Senemut. Ma in effetti mi stavano prendendo in giro perché quella tomba è stata scoperta nel 1924, era chiusa per restauro in quel momento. Però se voi andate adesso, credo che sia aperta, dentro la tomba di Senemut ci sono i segreti dell'umanità. Non sto parlando di quello che abbiamo scoperto. Vedete, ad esempio, c'è rappresentata la cintura di Orione col segno dell'acqua in una delle stelle. Qualcuno ipotizza la loro conoscenza dell'acqua in quel pianeta. Ma questa è una delle tante cose, ma il calendario, ad esempio, il calendario egizio che io ho studiato quando stavo riprendendo i calcolatori del tempo, poi ho trovato anche il calendario di dentro che coincide perfettamente, vedete? Beh, Senemut si vantava, diceva appunto, ebbi accesso alle scritte dei profeti, niente vi era che io non conoscessi fin dall'inizio dei tempi, perché era in possesso di quello di cui era in possesso. Perché arriviamo appunto a Tia, anche lei bionda con i capelli rossi, il marito Amenofis III la ebbe in cambio di tonnellate di oro da questi indoeuropei che vivevano nell'Anatolia, avevano nomi particolari anche loro. Questa principessa arriva in Egitto e comincia a parlare di unico Dio, anzi della Dea Madre se preferite, e tutti questi discorsi, queste cose così, e convince il figlio, Amenofis IV, e la nuora, Nefertiti, a far venire una ambasciata di popoli del mare, che erano dovuto era lì di passaggio. C'era un veliero che faceva sosta in Egitto, era diretto in Turchia con un carico di rame e di stagno e di altre cose. È stato ritrovato questo vascello a Uluburu. E le parlano talmente tanto di queste cose che pare che Amenofis IV e anche Nefertiti furono talmente entusiasti che incominciarono a parlare di questo Dio unico che loro travisarono e identificarono col disco solare Aton. Si sa che Amenofis o chi per lui fece distruggere tutte le statue degli altri dei, istituì l'unico Dio, non aveva altri Dio buoni che me, eccetera. Uluburu, in pratica, questo relitto che voi conoscete, che è pieno di questi oxide, questi lingotti di rame, c'hanno 10 tonnellate, però questo benedetto relitto ci ha messo dei sospetti, che già avevamo. E questo è importante, non è una semplice curiosità, perché vedete che il busto di Akhenaton, questo di Nefertiti, sembra raffigurare la stessa persona. Non solo, ma Akhenaton sapete bene che si faceva raffigurare spesso in sembianze femminili. Anche il cartiglio di Akhenaton,
ripreso a quanto pare da Mosè, secondo alcuni studiosi francesi, ebrei oltretutto, ricordano molto le tavole, quelle tavole di Mosè. Ma quello che ci ha sorpreso è stato trovare a bordo della nave, che adesso abbiamo riconosciuto in una nave di ambasciatori appunto, questa affondata a Uluburu, il sigillo reale, in oro, l'unico sopravvissuto alla restaurazione di Horeb. Ma il sigillo non è di Akhenaton, è di Nefertiti. Ora, se un regnante dà un sigillo a degli ambasciatori, si presuppone che si dia il sigillo del re, il re che governa. Come mai ebbero il sigillo di Nefertiti invece? C'è il sospetto che Nefertiti fosse in effetti Akhenaton, o viceversa, per una ragione ben precisa. Ma salteremo questo perché è giusto che qualcosa lo leggiate anche nel libro. Perché ci interessa quello che accade successivamente al massacro della famiglia di Akhenaton. Vengono eliminati tutti, il figlio, il nipote, il fratello, tutti assassinati, spariscono nella stessa Nefertiti, e viene restaurato l'antico culto. Antico culto dei vecchi tempi. Da chi? Da un generale dell'esercito, Horemheb. Horemheb, a un certo punto, siccome cominciava ad avere una certa età, decide di instaurare una nuova dinastia. Cancelliamo questa gentaglia che aveva portato la rovina all'Egitto, che ci aveva perso tutte le province, eccetera, il molle anche nato, e instauriamo una nuova dinastia. Cosa fa? Chiama a regnare un generale della guardia personale del faraone, un certo Ramesse I, è il padre di Seti I. Generale dei mercenari Shardan e Libu. Instaurano il nuovo culto, Ramesse I regna un anno e cederà subito il governo al suo figlio, un militare, Seti I, uno dei più grandi, se non il più grande faraone d'Egitto. Questo Seti I aveva due figli, ma soprattutto un figlio, con un nome difficile da pronunciare, infatti non ve lo dico, lo leggerete nel libro. Questo figlio, affascinato, aveva 5 anni quando arrivarono questi ambasciatori dei popoli del mare, affascinato da questi racconti, ma probabilmente anche dai racconti del nonno, Ramesse I, che molto probabilmente arrivava dall'isola del Grande Verde, eccetera, un mercenario sciardano, lo sappiamo, raccontava di un'unica divinità, sappiamo che gli antichi sardi non erano politeisti, erano monoteisti. Rimase affascinato e continuò probabilmente a coltivare il culto di Aton contro le leggi, perché in quel momento c'era la restaurazione. Ma siccome le leggi le faceva comunque suo padre e suo nonno, chiaro che non gli accade niente, inizialmente almeno, ma lui era il figlio, l'erede, principe ereditario, fu mandato a Aton a studiare nel culto degli antichi dei, di Amon, eccetera, ma Amon, lui, ebbe accesso ai libri. Erano custoditi a Sippara, lo sappiamo, Amon. Quindi approfondì ancora di più quelle conoscenze che aveva, diventò indisciplinato, come si potrebbe dire oggi. Il padre e il nonno chiaramente lo coprivano, cioè gli perdonavano queste cose, che lui adorasse un unico Dio non era un problema, magari quelli del popolo venivano arrestati e mandati via. Però questo principe ereditario, di cui abbiamo il nome, aveva un fratello, anzi un fratellastro, molto, 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 molto ambizioso, che non vedeva di buon occhio questo signore, questo fratellastro. E quindi lo denuncia. Sapete bene che anche il re o il primo ministro, se il figlio ha commesso qualche delitto, deve adattarsi alla legge. I testi egizi dicono che questo principe sparì, probabilmente venne esiliato. Stiamo parlando di Mosè. Avete capito? No. Il principe ereditario era Mosè. Mosè era veramente un principe egizio, era il principe ereditario, non era ebreo e non era nato a Gesen, non era stato affidato alla corrente del fiume, perché questa è una storia, e lo sappiamo già da un pezzo, che è presa dal mito di Sargon di Akkad, figlio di una vergine di un dio, vergine del tempio di un dio, fu affidato alle acque, fu salvato, portato a corte, divenne un principe, cioè la solita storia, no? Come Romolo, come Perseo, eccetera. Per Mosè si è un po' capovolto il discorso. Era figlio di gente povera,
viene affidato alla corrente del Nilo, lo prende la figlia, anzi la sorella del re di Seti, e viene allevato a corte e diventa un principe. Perché chi ha scritto questi testi chiaramente doveva appropriarsi di questa figura. Io ho già creduto qualcosa, io avevo fatto una conferenza al Consolato Generale d'Italia in Svizzera e mi telefonò una signora dicendo che avrebbe voluto partecipare, però non poteva partecipare perché stava andando in Egitto, che però aveva una cosa importante da dirmi. In passato tutti io me l'ho dimenticato. Qualche mese dopo mi telefona questa signora, mi fa, dice sono eccetera eccetera, lui mi dirò chi è. E, dice abbiamo un problema qui in Egitto, il sindaco di Luxor e il ministro della, non so se della cultura o della, comunque il ministro, non riuscì, del governo, devono fare una rappresentazione per festeggiare l'inaugurazione del museo di Luxor. Luxor è stata sgombrata dagli abitanti e diventerà il più grande museo a cielo aperto. L'Egitto vuol fare una rappresentazione nuova stavolta, non più come Aida o altre cose, ma proprio nuova di Santa Pianta, e hanno prestato alla battaglia di Kadesh. Questa signora ha chiesto di parlare, ha scritto anche nel forum, tra pareti due volte mi sembra, ha chiesto di parlare, era lì con il console italiano probabilmente, e ha detto che conosceva uno scrittore italiano, dice lei, che conosceva bene l'argomento dei popoli del mare, di Kadesh, eccetera. Quindi mi ha contattato chiedendomi se ero disposto a preparare questa cosa, a stendere la storia, eccetera. E figurarsi se io non accettavo, ho accettato subito, anche perché la Sardegna andrà in Egitto ad aprile, tutta la Sardegna, la regione sarda ha firmato subito l'adesione, stanno già facendo la, come si dice, la carovana, no? Sia maggioranza che opposizione andranno, ma non lo so con la finanziaria se ci riesco, alle elezioni prima, io spesso glielo ho anche detto, non riuscivo. Comunque, ad aprile la Sardegna sarà lì, ci sarà anche la provincia di Oristano che ha diritto anche, e hanno aderito a un gemellaggio che il sindaco di Luxor ha chiesto, la città di Cavras, e poi si è unita anche Oristano, la signora sindaca ha voluto entrarci anche lei. Quindi la Sardegna sarà al centro di questa manifestazione, che dopo Luxor, nel periodo di Pasqua credo, aprile, si sposterà poi al Cairo e altre città egizie e poi si trasferirà in Europa. Prima tappa la Sardegna, provincia di Oristano. Sarà una cosa immane, ve lo dico subito, perché questa rappresentazione, mi hanno detto, sarà programmata nei cinema d'Europa, ci saranno televisioni in tutto il mondo, una cosa bellissima. Ma questo è, ve lo sto dicendo perché è accaduto tutto per questo motivo, perché nel frattempo questa signora siamo rimasti in corrispondenza, ed è una di quelle persone che vanno in Egitto perché hanno la loro idea sull'Egitto. Ognuno di noi ha le sue idee, no? C'è chi crede agli neonati, chi crede ai Nephilim, chi crede a... insomma, ognuno ha la sua interpretazione e lei è una che pensa che in Egitto ci siano delle cose particolari. Ha mandato questa fotografia con questa cosa che secondo lei era una lampada. Ma io l'ho guardata, ho detto sì, ho detto potrebbe essere, anche perché mi ricordava diverse lampade che io avevo già visto sulla testa dei faraoni, aveva quella forma, e ho visto anche quelle circolari tipo il nostro bronzetto. Ma i maschi di solito usano questa doppia. E questa mi è sembrata, anche perché poi i colori, altri congegni che c'erano, poi questi ingranditi, ci sono delle cose strane, stanno armeggiando dei circuiti elettrici, cose strane. E le ho chiesto se gentilmente poteva mandarmi delle altre foto, perché avevo intravisto anche delle altre. Questa è la lampada di Denver, alcuni di voi la conoscono, sappiamo anche io ormai che ho accettato il fatto che siano lampade. E appunto a Denver, colui che avviò questo tipo, questo modo di scrivere che hanno il Sitchin, Hancock, Bovale, eccetera, era un portiere d'albergo olandese, mi sembra, quel pazzo di Von Daniken, che scrisse quel libro che ha venduto decine di milioni di copie, Carri degli Dei, in cui lui ipotizzava l'origine della civiltà umana dagli extraterrestri. E lui ha approfondito, poi ha scritto altri libri, è andato in Egitto ed è andato a Dendera, dove ha scoperto, ha visto, abbiamo visto noi del resto, queste lampade, lui le ha chiamate subito lampade, perché dice sono trasparenti, hanno la serpentina, hanno i cavi di collegamento e poi ci sono altri motivi, e dice sì, queste sono lampade. Allora lui ci ha visto delle altre, vedete che c'è anche l'OGED sotto, e il filo parte proprio dall'OGED, ma parte anche da un'altra cosa. A lui però sono sfuggite queste lampade, io ho visto che hanno addirittura i collegamenti elettrici collegati a un altro, e se ce l'ho grande dopo, queste
due hanno al centro una sorta di palla, diciamo, non so di che materiale, sopra una arca o barca a forma di saetta, ma nella palla è rappresentata una sorta di scarica elettrica. Non è un graffio, è stato studiato da chi. Poi a Elfo, ad esempio, ci sono altre lampade, così, sempre di altra foggia. Lui però entra a vedere questo personaggio davanti alla lampada e lo interpretò così: questo è il dio Thoth con due coltelli per dire non avvicinatevi perché è pericoloso, e cioè il coltello indicava la pericolosità. Aveva intuito qualcosa, ma aveva fatto un errore di identificazione tragico e l'ha portato fuori strada. A questo punto, dopo tutto quello che io ho studiato, visto, ci siamo sentiti, eccetera, ho chiesto anche di sapere dov'era sta cosa. Ve lo dico subito. Chi va in Egitto, di solito nell'Alto Egitto, nel Basso Egitto lasciate perdere, c'è giusto il Museo del Cairo, il resto non c'è niente, il caos, l'inquinamento, le piramidi vuote. L'Alto Egitto, quando si va nell'Alto Egitto, le tappe sono solitamente queste: si va a Tebe, Luxor, si pranza in quel ristorante reso famoso da Agatha Christie, Assassini sul Nilo, bellissimo, si mangia anche bene, oltretutto, non è neanche caro. E poi si prende il traghetto e si va nella parte occidentale per andare sia alla Valle dei Re, alla Valle dei Morti, dove sono tutte le tombe dei faraoni, ma prima si vedono i Colossi di Memnon e ci si avvia proprio, dopo i Colossi di Memnon, ci si avvia per la Valle delle Regine. Ma la guida vi porterà dritti al Tempio di Assekut, quella per loro è la Valle delle Regine, che sta in questa direzione, sulla destra. Nessuno vi porterà mai verso il villaggio degli operai, chiamato così, a Deir el-Medinet, o Deir el-Medina, dove gli operai lavoravano, saltavano la collina, qui c'è una strada, nella Valle dei Re, sta qua dietro. C'è questo tempio fatto in ladri, mattoni crudi, non come quelli che abbiamo in Sardegna, come ci sono ancora in Egitto oggi, ci sono ancora. Dentro questo muro in ladri c'è un tempio copto. I copti sono una minoranza in Egitto, ma comandano più dei musulmani. E ci sono, si vede che è stato sovrapposto, sono cancellazioni, perché i copti sono molto, sono peggio degli integralisti islamici, sono di male. E hanno cancellato immagini per loro peccaminose, eccetera. Però poi, andando più in fondo, c'è sotto, c'è un tempio tolemaico, chiamato così, probabilmente tolemaico, però rappresenta cose che si vede che sono riprese da precedenti iscrizioni. Ma in fondo al tempio tolemaico sono altre tre stanzette, di cui questa stanza che ho chiamato la sala degli dei, che ha gli dei seduti come stessero su un'astronave, scusate se faccio questi riferimenti, ma a me ha dato quell'impressione, seduti su dei troni che poi li ho identificati anche che razza di cose sono, che sembrano delle sedie appunto delle astronave di Pullman, se volete. E alcuni dei hanno sulla nuca, vedete, questo è Amon, un tubo di rame che li collega direttamente al trono. Loro hanno la lampada di diversa foggia, ma il tubo ce l'hanno, uguale. E la corona è completa, tutta illuminata, è tutta come se fossero delle luci incredibili, come la descrizione di Enon, mentre le donne hanno quella circolare, un po' come questa. Ed è la cosa che mi ha colpito anche l'abbigliamento degli umani, questi sono due umani che portano fette, che hanno il gonnellino come se fosse attirato da qualcosa. Qualcuno, un archeologo amico mio, mi ha detto guarda che è una moda quella, ho detto aspetta un attimo, se è una moda lo vediamo subito. Nell'ultima stanza sulla destra si intravede uno scenario particolare, è completamente buio, lei le foto la signora le ha fatte per illuminare un po', per vederci qualcosa, e ha beccato alcuni particolari, poi gli ho detto mandarmi tutte le foto e ho visto praticamente come si entra, c'è questo umano, probabilmente un faraone, con qualcosa in mano che sembrano dei lampi, qualcosa disegnato in questo modo, e c'è Anubi con un cerchio, una sorta di specchio che sembra quasi impedirgli di avanzare, di riflettere, di non farlo andare oltre, perché oltre cominciamo a vedere Osiride con le braccia, la carne è completamente blu, come se fosse al neon, diciamo, e anche lui col tubo di rame molto più grosso stavolta, che collega direttamente alla base qui. Dietro ci sono dei lampioni, sempre con dei fili di rame attorcigliati, ancora dei comandi e delle cose stranissime, e in più abbiamo intravisto questa cosa.
Questo ho ingrandito, poi alcune foto nel libro non si vedono bene, ma la prossima volta cercherò di ingrandire dei particolari anche qui sul computer. Ci sono degli anche umanizzati, l'anche è quella forma di croce che usano molto spesso, mettono in bocca agli umani gli dèi, come se volessero essere una sorta di spina o qualcosa. Ci sono degli anche umanizzati con le braccia di rame, collegate a dei pali che recano delle forme animali, però sempre di colore, come se fosse luminoso. Ma dall'altra parte abbiamo addirittura quei lampioni tondi collegati agli anche umanizzati dalle braccia di... E al centro c'è questa. È indubbiamente un'arca, con tanto di stanghe per trasportarla, con la cassapanca sotto e la navicella su. La navicella ha un'imbragatura che contiene al centro un'enorme sfera. Questa sfera l'abbiamo rivista in altri templi, adorata in modo particolare, in modo quasi timoroso, riverente, con la gente tutta inchinata, prostrata per terra, quasi fosse qualcosa che per loro è chiaro che doveva essere colui, qualcosa di indefinibile, che vive da solo. Enoch lo descrive molto bene questa stanza, e parla anche di quello, che sta su un trono e che gli altri stanno sempre lì a maneggiare, ad armeggiare, a fare, eccetera. Un po' di particolari li abbiamo ripresi, questa è quella foto di prima, questi sono ingrandimenti di particolari, chiamiamoli elettrici, il primo menato elettrico è, e poi anche questi, vedete gli anche le braccia di rame che hanno i lampioni su, queste quelle quattro lampade di prima. C'è anche una sfinge rappresentata con qualcosa in mano che noi abbiamo ricostruito, chissà che la sfinge non avesse davvero una cosa del genere, quella di Giza, una lampada. Sotto i droni abbiamo individuato quello che molti archeologi chiamano il frullatore. Ora, non so se sia più azzardato chiamarlo dinamo, come lo chiamo io, poi vediamo anche perché, o chiamarlo frullatore dell'oceano, come la storia della bacchetta. E abbiamo visto che gli dèi che hanno il tubo che scende fino a giù, hanno sotto il trono, vedete questa cosa qui, avete presente la dinamo della bicicletta? È una cosa semplicissima, è una cosa che ruota, no? In effetti l'energia meccanica può diventare energia elettrica, se all'interno basta metterci... E come si chiama, due magneti, un tubo. L'ho visto fare a Rai 3 da poco, hanno ricostruito la torre di Nikola Tesla. È una cosa semplicissima, si avvicinava un bambino con un anello e questo si accendeva senza collegamento. È una cosa... Quindi vedete che poi qui è manovrato da Horus e Thoth, praticamente c'è legato a una fune, lo tiravano e questo girava come la dinamo, una cosa semplicissima. Altre volte è rappresentato, sempre tirato dai due dei, anche con lo jade sotto. Produceva energia per una lampada, non un'energia nucleare, per quello magari erano altre cose. Abbiamo provato a individuare alcune ricostruzioni di queste lampade, vedete, qualcuno ci ha provato, abbiamo pescato, vedete, queste soprattutto ricordano molto questo tipo, anche questa di Edfu, questa. Quello del gonnellino che dicevo prima, vedete, è una elettrificazione. Questa che all'inizio avevamo pensato fosse una graffiatura, l'abbiamo ritrovata in diversi dipinti. C'è questa cosa dei vestiti che vengono attratti. Sempre. Gli umani, sempre così. Perché questi dei hanno sempre questo tubo sulla schiena. Là. Per dare qualche prova in più, nel libro poi è descritto meglio, che non è una moda. Vedete che i gonnellini sono sempre così, ma non lo sono quelli degli dèi, dice come una moda. Ma poi, guardate qui, questo c'era, è sempre diretto verso il... Se era una moda questo gonnellino, adesso questo è inginocchiato, e comunque sembra attratto anche verso su, in modo verticale. Ma guardiamo questo c'ha anche la veste lunga, ma è comunque attirata. Come se... Addirittura accade proprio in un tempio tolemaico, intitolato a Cleopatra, di cui si dice che non si hanno tracce. Abbiamo trovato anche il figlio Cesarione, che sono tutti, e lei è stata deificata, e cadeva anche con lei. A questo punto l'elettricità l'abbiamo trovata in pieno, in quello che sono i misteri di Osiride. Perché in un altro tempio, che è descritto comunque nel libro, abbiamo trovato queste figure, che riguardano i famosi misteri di Osiride, che li troviamo in tutte le mitologie, poi diventano i misteri dionisiaci, diventano... anche i misteri pasquali di oggi, che
riguarda la resurrezione, e di resurrezione si tratta. Perché? Perché non conoscesse la storia di Iside e Osiride? Osiride viene fatto a pezzi dal fratello, è mandato via verso il Libano, cioè, comunque, dopo tante peripezie, Iside riesce a riprendere il corpo, a fare una magia ai misteri di Osiride, poi spieghiamo come, e riuscire a congiungersi a Osiride tanto per procreare Horus. Come ha fatto? Hanno usato l'elettricità, la storia di Frankenstein, probabilmente chi ha scritto Frankenstein, so, sembrano favolette, ma è descritto bene lì. E lei si accoppia con Horus, con Osiride, vedete, sotto forma di falco. Quello che però ci ha incuriosito è questo strano... Cos'è questo? Un parere così, che vi viene in mente? Silvia, secondo te cos'è qua? Un? Un gatto. In Egitto potrebbe essere. Sarà mia la rana. Eh? Sarà mia una rana. Una rana. Abbiamo preso un libro di un amico studioso, scrive in inglese, non lo mastico bene, e c'è la scena riportata in diversi fumetti, chiamiamolo così. C'è l'inizio, che riconosciamo, vedete, Thoth, c'è Iside, c'è Anubi, c'è Neit, la sorella di Iside, e c'è quest'altro dio, anzi è una dea, ha la faccia da rana. Come si chiama? Eket. E qui è rappresentata proprio come la rana. Cosa ci fa una rana in una operazione, diciamo, di laboratorio elettrica? In effetti Eket era rappresentata così. Il tizio che Von Daniken scambiò per Thoth, perché sembra un babbuino così in piedi, perché quello che è il tubo sembra una coda, quindi per lui era un babbuino. In effetti è lei, Eket, la dea rana, la dea dell'elettricità, che ereditarono persino greci e romani. I romani la rappresentavano in due torce. A Creta è rappresentata con due serpenti, sempre nella stessa posizione. E in testa qualcosa che anche noi abbiamo scambiato per felino. Per... Quello che però mi spiegava un amico scienziato che si occupa di queste cose, non è il mio mestiere, avete capito bene, no? Io ho riportato quello che ho potuto, ma nella prossima edizione sarà approfondito il discorso dell'elettricità, che è arrivato in modo così improvviso. Quello che però si è scoperto, anzi lo scoprì un certo Galvani, non so se ne avete mai sentito parlare, che gli animali, ma soprattutto la rana, ma anche il babbuino, ma anche l'uomo, ha questo nervo che parte da qui, il famoso tubo, va lungo tutta la schiena e produce elettricità. Produce elettricità. E a confermare il fatto che la rana fosse talmente potente, talmente che produceva elettricità, cosa hanno fatto? L'hanno messa a posto della sfera, di quella sfera. Quindi, questo è ricostruito dal fumetto, dall'amico inglese, ma abbiamo trovato anche il dipinto in Egitto, eccolo qua. E dentro quell'arca che abbiamo visto lì, dove c'era la sfera, come se volessero trasmetterci il fatto che loro avevano chi produceva elettricità, in modo magari non così potente come l'altra. Era la rana, perché dalle rane si scoprì l'elettricità. E sappiamo anche che Galvani fu destituito dalla cattedra di Bologna da un certo Napoleone Bonaparte al ritorno dall'Egitto, che ebbe uno scontro con Galvani, perché probabilmente Galvani aveva accesso a quei libri famosi di cui parlavamo prima, che erano arrivati in Italia al tempo dei Medici, portati da un tizio con nome e cognome, e Galvani aveva accesso a queste cose, e Napoleone, che probabilmente aveva trovato tracce in Egitto, ma non solo di questo, aveva voluto sapere le cose, e Galvani non le volle sapere, e fu cacciato via dalla cattedra di Bologna, e mentre Napoleone andava d'accordo con Volta, e c'è un perché anche lì, di Gerusalemme, Melchisedec, che indossava quella veste. Gli intrighi femminili per l'affidamento della benedizione ai figli prediletti, i libri approdano in Egitto dopo l'invasione di Lixos, cosiddetta invasione, con ritorno al potere dei principi di Tebe si perdono le tracce. Pare che no. Dopo un periodo apparentemente buio di 400 anni, i libri sono recuperati dal principe Mose, che li conserverà all'interno di una micidiale stigna dotato di poteri soprannaturali. Vogliamo indovinare di cosa si tratta? La copia di quella... di quel contenitore che c'è quella sfera dentro che ho trovato nel tempo, l'arca di Mosè.
Quando Davide riprende l'arca e la porta a Gerusalemme, e lui segue danzando, eccetera, non accade un fatto un po' particolare, che Oaz, che era il guidatore del carro, a un certo punto vede che il carro sta sbandando, non è che c'era l'asfalto lì, il carro sbanda un po' e lui sorregge l'arca per paura che cadesse. La Bibbia dice che Dio lo fulminò subito per aver osato. Poveraccio, quello voleva salvare l'arca. È stato fulminato dall'elettricità, perché conteneva l'elettricità. L'arca era un conduttore di elettricità, non è che l'ho inventato questa cosa, lo sappiamo da un pezzo. Quindi Mosè riprodusse esattamente quel tipo di arca lì, perché Mosè era un principe egizio che studiò a On, a Eliopoli, dove erano conservati i testi delle piramidi e gli altri testi, a Sipara, dove erano stati nascosti dai discendenti di Noè, in parte. Un custode speciale, papà Iram. Io ho amici nella massoneria che parlano spesso di questo, loro chiamano Iramabi, papà Iram, che era un danita di Tiro, casualmente sempre. Sarà assassinato nel tempio da tre uomini di Giuda e detto nel capire parte dei libri. Il percorso, la traccia seguita alla cerca dei libri dopo la caduta del regno di Israele. La biblioteca di Alessandria, ove è parte, poi arriveranno in Alessandria perché da Eliopus verranno trasferiti lì al tempo di Tolomei, quindi di Alessandro, prima ancora di Alessandro, furono custoditi fino al massacro dei Gnostici. Quando Costantino ufficializzò la religione cristiana col concilio di Nicea, accade una cosa stranissima, deprecabile, devo dire io, che l'uomo è sempre uomo, può essere cristiano, buddista o altro, ma è sempre criminale. I cristiani, quelli di Roma, si gettarono contro, non i pagani, ma contro gli altri cristiani che non avevano accettato il dogma di Nicea, soprattutto contro gli gnostici, che erano persone che pensavano a un Gesù che predicava la povertà, un po' i catari loro, e dicevano questa cosa. Beh, vennero massacrati a migliaia, si rifugiarono nel Serapeo, un tempio fino allora inviolabile, chi si rifugiava poteva essere toccato. I cristiani erano anche loro, i cristiani di Roma, quelli di Nicea, piombarono sul Serapeo e li massacrarono tutti, uomini, donne e bambine, 3.000 persone circa. Alcuni scamparono e riuscirono a mettere in salvo i testi. Alcuni di questi testi stanno saltando fuori adesso in Egitto. Vari Vangeli apocrifi, per fare qualche esempio, quelle cose lì, ma altri sono stati trovati da altre persone nel 1100 e passa. La biblioteca di Alessandria, arrivo in Camargo nella parte dei libri, anche in Camargo, sono stato 15 giorni lì, avevo trovato delle cose che nel libro sono descritte. Anche in Camargo accade un altro massacro, addirittura 7.000, stavolta rifugiati nella chiesa di Maria Maddalena. Il giorno della festa di Maria Maddalena piomba questo generale agli ordini del vescovo di non mi ricordo dove, e siccome in questa città non c'erano solo catari, si tratta dei catari cristiani, sempre predicavano la povertà, chiede cosa deve fare, perché la maggioranza sono altri cristiani, non sono catari. La famosa frase del vescovo, forse la conoscete, nel libro scritto in latino, ma la diciamo in italiano: uccidete tutti, Dio riconoscerà i suoi. Furono massacrati in 7.000 uomini, donne e bambini. Il ruolo dei Merovingi lo conosciamo per varie, però ci interessa questo dei Merovingi perché è ereditato da qualcuno, a Bernardo di Clairvaux, perché oltre ad aver dato l'inizio a questo ordine dei Templari, che poi in parte di loro troveranno qualcosa sotto il Tempio di Salomone, l'eredità di Baba Iram, Bernardo di Clairvaux era amico, ma molto amico, credetemi, di un re sardo, Gonaglio di Torres, che abdicherà Gonaglio, dopo essere tornato dalla Terra Santa in cui era andato in pellegrinaggio come crociato, e cerca di raggiungere l'amico Bernardo a Clairvaux, e lui andrà lì e Gonaglio morirà lì. Beh, nei monasteri cistercensi di tutta Europa, non solo della Camargue, Gonaglio di Torres è venerato come santo. Non sono riconosciuto manco come terrei, Gonaglio, se non per il santuario di Monte Gonaglio, che prende il suo nome. Anche Saccaggia era stata restaurata per lui, no, è stata fondata per lui, costruita per lui. 9 cavalieri inviato da Bernardo in Terra Santa alla ricerca dei libri segreti. Il loro comandante, ci piace anche questa, perché Bruno diceva che io parlo della Sardegna nel libro, non è vero, parlo del mondo intero, però intanto ci torno a Sardegna nostra, no? Perché anche questo per sfatare qualcosa che c'è in un forum che mi stava attaccando, scusate, stamattina. Il primo gran maestro dei Templari si fregia dello stemma dei muri bendati, che è rappresentato nel libro. Quindi
bandiera dei Moli Bendati, non è vero che ce l'hanno portata gli aragonesi qui, non è una bandiera di dominatori o di impositori, la bandiera dei Moli Bendati era presente in tutte le casate d'Europa, persino dei papi come Pio VII a Fabiano III sullo stemma, persino questo c'è un moro che non è bendato, ma altri Moli Bendati si friggiavano, dei Moli Bendati quelli che avevano avuto figli, parenti o qualcuno della famiglia crociati, ivi compresi i giudici di Arboreto. Sicuramente erano i Moli Bendati. A questo punto vi dico solo una parte di coloro che hanno ereditato, perché questi libri poi sono saltati fuori anche nella nostra epoca moderna. Alcuni sappiamo, li abbiamo identificati, alcune sono mappe, ad esempio. Le mappe che saltano fuori intorno al 1499, per intenderci prima delle grandi esplorazioni, che rappresentano esattamente l'America, dall'America del Nord, dalla centrale, fino a, persino l'Antartide, che è stato scoperto nel 1819, è rappresentato in queste mappe, che risultano riprese da mappe più antiche presenti ad Alessandria. Noi abbiamo scoperto anche da dove venivano, non da Alessandria, hanno fatto un altro percorso. Però sappiamo da dove venivano e chi le ha portate. E sappiamo anche che Colombo le ebbe. Sappiamo che Colombo fece 3 viaggi, 2 dei quali agli ordini del re del Portogallo, che le diede delle mappe. Ma è da chi le ebbe il re del Portogallo? Noi la sappiamo e l'abbiamo scritto. Ma tutti i viaggi fatti da persone, da navigatori, ma persino i Medici avevano una flotta che andò in America ed è documentato, ma ancora prima di loro. Vi consiglio un libro, che spero che sia tradotto in italiano e sia presente in Italia, di un americano, Charles Apgood, è morto. Lui parla di queste mappe. La mappa, soprattutto questa, vedete, questa è la mappa di Billy Ray, ultra conosciuta, che rappresenta l'America, anche l'America del Sud, l'Antartide, eccetera, è massacrata, dicono che è un falso. Beh, noi abbiamo riportato, grazie a Charles Apgood, preso dal suo libro, abbiamo 2 documenti in evidenza nel libro, due dichiarazioni, una firmata e sottoscritta dalla Marina da guerra americana e l'altra dalla Marina militare americana, in cui si dice che non solo la mappa di Billy Ray è autentica, ma che anche il fatto che quello è il polo sud è reale, cioè la Marina da guerra americana. La cosa interessante è che Billy Ray questa mappa la ricopiò da una mappa più antica che aveva consegnato un marinaio del Fedele Colombo. Stiamo parlando del 1513 quando la copiò per il re, quindi ancora più antica. Il quale Colombo dice che l'ha ripresa da mappe più antiche prese dalla biblioteca di Alessandria. Quindi Charles Apgood le chiama le mappe degli antichi re del mare, un nome che mi suona anche piacevole. Bortolani, giusto? Il termine tecnico non lo so, ma il termine in inglese suona così. The Maps, non lo conosco l'inglese, ho studiato altre lingue, ma ve lo dico così com'è. The Maps of the Ancient Sea Kings. Stiamo parlando dei popoli del mare. Grazie.